vai. Cazzo, tiro che sfiora il palo. San Frediano vicino al vantaggio nei primi minuti. Galli dalla bandierina, il colpo di testa e c'è la rete del vantaggio di Martinelli. Decimo minuto, Torrelleghese in vantaggio, 1-0. Ancora un angolo Torrelleghese, Tartarini a Galli, ancora Galli, il tiro e la parata, tiro di Grossi e la parata del portiere, il tiro di Tartarini largo sul fondo, 1-0 Torrelleghese. Trentesimo, punizione per San Frediano, tira, il tiro ribattuto, riprende il numero 7 Marinai che tira sopra la traversa. Puliti alla battuta, cross in aria per tira, tira la rete. C'è fuori gioco lì d'amore. È buona! E c'è il gran gol di Tartarini che dal limite trova l'incrocio. 2-0 Torrelleghese. Vanno contropiede, ancora la Torrelleghese, Gemignani, e ancora San Frediano, cross sul secondo palo, ancora San Frediano, dai su però, e la rinvio. Calcio d'angolo per la Torrelleghese, Galli, ancora un calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo per la Torrelleghese, tiro tagliato, la palla colpisce il palo e si inzacca, 2-1 al quarantesimo. Siamo negli ultimi minuti, cross in area, colpo di testa di D'Amore, alto sulla traversa, e c'è il gol del pareggio, il gol del pareggio allo scadere proprio nel recupero. Situazione. Allora, siamo con Mister Urso del San Frediano. Una partita praticamente persa, poi nel finale un grande risveglio e un bel pareggio. Sì, veramente ci risolleva un pochino perché, come ha detto lei, eravamo messi male. Sono stati magari due gol anche fortuiti, non lo metto in dubbio, però in questo momento la sostanza viene avanti a tutto. Sono contento per i ragazzi perché la stanno affrontando in maniera troppo, troppo bella, cioè sono concentrati al massimo e anche oggi non ci voleva un'altra sconfitta e siamo contenti per il pareggio. Ecco.
un bel primo tempo, un primo tempo sottotono, poi nella ripresa avete discusso un po'. Sì, c'è stata un po' una carica, ecco, diciamo questa qui, perché la squadra secondo me è quella del secondo tempo, vogliosa di fare, abbiamo giocatori secondo me di un certo livello e non, per quello che la vedo io non ci meritiamo questa posizione, come non ve la meritate nemmeno voi. Sono due squadre tecnicamente valide secondo me, e, però per ora in questa situazione vediamo più avanti. Ecco. Allora bocca al lupo. Grazie. Anche a voi.